Qui c'è un pack surprise che non vede l'ora di essere aperto. C'è anche scritto pack surprise da Jenny e Asia per Barbara e Lara. E guardate un po' come l'hanno fatto diventare lollettoso. Allora, cosa c'è qui? Una bolla, guardate un po', c'è una pallina. Poi qui c'è scritto da Ilari. Aspettate un attimo, Jenny e Asia. Qui questa è una letterina che si è infilata qua dentro, probabilmente. Poi c'è Lollinetta e Miau, Perdino. Facciamo così. Rovesciamo tutto così capiremo. C'è anche un tramezzino qui, vedete? Questo è un panino. No, credo che sia un regalo, però sembra un po' la pagnottella, la pizza ripiena. Per le... Sono curiosa. Io apro il panino, dai. No, c'è lo scotch. No, ragazzi. No, perché? Perché vi accanite contro di me? È un panino allora, è un altro pacchetto con dell'altro scotch, ma di altri colori. Per le Little Sister, che sa? Oh mio Dio! No, ragazzi! No, ragazzi, che cosa ho appena aperto! Non ci riesco a credere. Se è quello che penso. È una scatolina di Polly Pocket. No! Ragazzi, 1989. Queste è le Polly Pocket che avevo io. Cioè, non è per le Lille questo regalo, è per me perché è una cosa che incantevole. Sono emozionata. Suona? Sono emozionata. Non ci credo, ragazzi. Questo è un tuffo nella mia. Io avevo questo. Io me lo ricordo, troppo. Oh mamma mia, l'avevo identico. Non ci credo. Cioè, è la cosa più bella del mondo. Voglio vedere assolutamente la reazione di Lara a questa cosa. Perché secondo me, lei ogni volta che apriamo le Polly Pocket, quelle moderne, che sono tornate a essere piccoline come queste, lei ogni volta mi dice: mamma, ti capisco perché impazzivi per Polly Pocket. Perché io le dico sempre: dico, sai che erano bellissime. Ma io questa, io mi ricordo la doccina, io l'avevo uguale. Chissà che la mia che fine. Mi ricordo la porticina, oddio, com'è possibile? È tornata. E la mia non ce l'ho più, probabilmente sarà stata donata, forse quando sono cresciuta. Sapete, i bambini in genere hanno quella fase un po' strana dell'adolescenza in cui si sentono grandi e magari no, non mi serve più, non ci gioco più. Invece poi magari poi crescono e dicono: perché l'ho regalato, quello ci tenevo tanto. È meraviglioso, è veramente stupendo. Ok, io direi di chiamare Lara perché voglio vedere che faccina mi fa. Allora, Larina è qui con me, prima era di là a fare uno slime. Sei pronta a vedere una cosa? Sì, vai, Sei vai. pronta? No, È vabbè. quelli. Guarda la data dietro, guarda che c'è scritto. Io ce l'avevo, avevo questo modello. Quando l'ho aperto ci ho avuto veramente proprio il déjà vu. E No, vabbè, io ce ma l'avevo, era avevo. così. Era così. È No, fantastico. vabbè. Ma guarda la doccia, cioè mi ricordo i rubinettini, lettina, cioè guarda. E la porta che si apre e si chiude la cucinetta. No, E vabbè, dietro c'è anche l'anno, bellissimo. c'è scritto 1989. No, È la, io ne avevo uno così e uno mi pare che fosse bello. rettangolare, ma è stupendo. Che Guarda, bello. avevo scritto un regalo per le Lille, ma ho già ribadito che è un regalo per me perché sono incantata. Grazie, grazie, grazie. Grazie, Non ti grazie. azzardare, quello sarà mio. Lo metto in camera mia, sul mio mobile, perché è mio. Basta. Adesso lei crede di esserselo preso, ma poi io me lo riprenderò. Allora, per Alice c'è una cosa con le U, ma che fa? Si apre tutto. Ma cos'è? Ma cos'è? Oh, che bello! Ma guarda che... Quanta fantasia avete, ragazzi. Poi c'è qui, c'è per la... poster per Lara, che carino, con le LOL attaccate. Amo stare in primo piano. Ah, ecco, questa... Apriamo una parentesi su questa cosa. Amo stare in primo piano. Invece io vi racconto, adesso che Lara è tornata di là, vi posso spifferare un po' di cose su di lei, che ha fatto la recita a scuola. Allora, l'avete vista voi? Io non l'ho vista, cioè io ero lì e non la vedevo perché praticamente lei, giorni prima della recita, mi ha fatto: mamma, sono in terza fila perché ci hanno fatto scegliere i posti. Io, ah, e che significa? Quante file ci sono? Tre. Cioè, ti sei messa dietro a tutti? Sì. Cioè, praticamente era sempre nascosta da qualcuno, dietro, nascosta dietro, che ne so, eppure non è una bambina timida, eppure alle recite invece si nasconde, quindi lei non è in primo piano, ma è in terza fila. Perdino! Oh, guarda un po', un amichetto per Dino, che ovviamente Dino dirà: mia figlia, Lollinetta e Miau. Che c'è qua dentro?
Io lo so che voi state fremendo perché volete sapere là dentro cosa c'è, ma io lo so che siete dei curiosoni. Ma Miao, mi togli il collare? No. Per Lolinetta, tecnicamente, qui c'è un cappellino. Poi c'è un'altra cosa per Lele, che sarà? Cos'è? Ah, un fidget di quelli che rimbalzano, con gli affarini che flip, quei cosi strani che fanno le... Avete capito? Per Dino. Un altro figlio? Un altro figlio per Dino! Cioè, Dino ormai ha... Ecco qua, questo... Oh, ecco, un T-Rexino, quindi è un dinetto. E qui c'è questa letterina, però questa l'aprirei, c'è scritto da Ilari, ma non so se la busta contiene tre regalini e la letterina, pacco da Ilari, ok. Cerchiamo di capire, anche perché devo capire chi ha mandato cosa, perché appunto un po' le cose si mischiano agli eventi, ma io come vedete almeno conservo tutto. Qui sono... Ah, ecco i tre regali, quindi questa è una letterina integra di Ilari. E ci sono tre cosine, ma le apro dopo perché c'è veramente una marea di... Oh, che carina, sì, una borsina, che bella! Più altri due che aprirò dopo. Vi leggo al volo la letterina di Ilari e poi apriamo questi due che invece fanno parte dell'altro pacchetto. Allora, sono Ilari a 9 anni e mezzo, il 19 luglio, ne farò 10. Tra poco vi volevo chiedere a Lara se voleva essere mia amica, volevo chiedere se mi potete salutare in un video. Certo, cucciolina! Io vorrei salutare sempre tutti, però non riesco. Infatti nelle letterine è l'occasione per potervi salutare. Questo pacco è fatto da me, dai miei tre carissime amiche, amiche di classe, Giulia, Elka e Giorgia. Ecco qui, quindi grazie tesorine, bellissime, siete state pazzesche. Ma torniamo a Jenny e Asia, o saranno questi di quest'altro pacchetto? Non lo sapremo mai. Intanto io li apro e ringrazio tutti allo stesso modo, perché ragazzi, lo sapete già, oddio, c'è il bordo, cercavo il bordo, lo sapete già, per me un disegnino, una letterina valgono come un regalo, quindi a volte ci mettete le lole, ci mettete un sacco di regali, tipo ecco, Polly Pocket è pazzesco come regalo, però va bene veramente anche un disegno, ve lo dico sempre, non vi private di cose preziose per noi. Allora, tolto lo scotch, vediamo cosa c'è. Ma ci saranno delle perline. Cosa c'è? Ah, uno smilino e uno chat noir. Povero chat noir. È smontato. Sì, rimontami, Barbara. Sì, lo faccio subito. E invece di qua, vediamo un pochino. Anche qua c'è qualcosa che suona. Ci sarà Ladybug da quest'altra parte. Vediamo un po'. Passato meraviglioso, no ragazzi, che spettacolo! Tutto per me. Oggi è la mia festa. Questo è un elefantino del Kinder, ma è vecchio, cioè di tante edizioni fa. E questi io li conservavo, li collezionavo, quanto mi piacevano. E poi questo qui era la serie degli ippopotamo che si chiamavano Eppipotami, si chiamavano. Lei è tipo la Marilyn, era bellissimo perché erano dipinti a mano, tutti di un pezzo, erano veramente delle sorprese di pregio. E queste sono le tarte allegre, un'altra serie della Kinder, infatti c'è scritto qua Ferrero. Ragazzi, che vi devo dire, questo pacco era meraviglioso, grazie per la Polly Pocket, sono... Felice, è stato veramente boh, non ho parole, sono troppo contenta. Spero che vi sia piaciuto anche a voi perché non so se vi riesco a trasmettere, però i giocattoli a volte non sono legati soltanto al giocattolo, ma anche a, che vi devo dire, a boh, a ricordi. Oh, aspettate un attimo che qui ho trovato altre cose che fanno parte del pacco questo qui. Allora dobbiamo leggerle perché c'è scritto da Jenny. Che faccio? La lascio qua questa letterina, non sia mai. Allora, ciao Barbara, allora mi puoi salutare Alice? Certo, mi chiamo Gianni, ho 8 anni, ho l'Air Punk Boy e il maschio delle Andre Wraps. Fortunella, invece qui, vediamo un po'. C'è lo scotch, ma io ce la farò. Questa da parte di Stella, Asia e Jenny. Abbiamo ricollegato tutte le amiche adesso, eh? Stella. E qui c'è Asia. Quindi abbiamo ricollegato che il pacco era appunto Stella, Asia e Jenny. Sulla scatola c'era scritto solo Jenny e Asia, quindi me l'ero persa un pezzetto. E qui c'è un bigliettino col filo. Ce la faccio. Ah, salutatemi le vostre LOL. Da Asia, 8 anni. La mia prima LOL è stata... Aspetta, 8 anni e la mia prima LOL è Wave 1 serie 4. Wow.
Ragazze, veramente, grazie, grazie, grazie. Se volete, io ve lo dico sempre, iscrivetevi a questo canale perché come potete vedere è fatto tutto da voi, dalle vostre letterine, dal vostro affetto e quindi è la mia vetrina per potervi far vedere quello che mi porta degli eventi e insomma potervi ringraziare uno per uno. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, restate sempre con noi, qua ci sono i pollini, basta cliccarci sopra oppure potete cliccare sempre nel logo che sta qui in basso e vi si apre il modulo di iscrizione e qui vi metto qualcosa di carino da vedere dopo. Restate sempre con noi, ciao ciao!